siamo già alla partenza. Attenzione, però, terza fila, da vedere tutta, partenza perfetta per Art. Sembra primo, sì, ma dietro. Occhio a Mamerov! Eccolo! Mamma mia! Chris Mamerov! Attenzione, Mamerov, attenzione, attenzione alla terza fila, vediamo tra i due chi passa in questa stretta di Oschersleben. No, no, tranquilli, tranquilli. No, Huisman, no, io sto guardando la terza fila, non hai capito. Alzene Huisman, sono lì a contatto. Ullala, subito, no, dietro. Subito qualcuno dietro che si gira, vediamo chi è. Attenzione, evita la safety, qua è Engelhardt, sembrerebbe Christian Engelhardt, numero 44. Sì. Comunque qui il gruppo che continua a scorrere, iniziano le prime battaglie, qui attenzione. Dietro guardate Hansen e Patrick Huisman che stanno litigando. Terza Vabbè, fila. Due pesi massimi come loro del resto, non potrebbero che regalarci delle battaglie del genere, però c'è Hart subito che ha iniziato. Sì. Ancora una volta sta andando via, sta dando un passo notevolissimo alla gara, ricordiamolo anche nella gara passata, poi dopo chiaramente c'è stato Rust che invece l'aveva fatta poi da padrone. Sì, qui invece Rust è un pochettino più indietro, ma Hart devo dire che... Si partiva con l'ottavo tempo, dalla quarta fila. E questo è anche il bello del campionato alla fine, che c'è tutto questo avvicendamento nelle prime posizioni, c'è grande incertezza, i vari piloti possono... Insomma, scambiarsi 28 piloti in 2 secondi e 6. Sì, ma poi che piloti? Cioè, sono 30 i piloti poi in effetti a partire. Occhio, qua abbiamo subito un attacco di Seifert che va a spaiare la sua traiettoria cercando di infastidire un po' il pilota che è davanti a lui. Che adesso sono infastidite dal fatto che guardate il trenino, guardate quanto cercano le scie. Hart, Mamerov, Seifert, Armindo, Alzen, Huisman, Raginger e Vacic. Queste sono le prime 8 posizioni a seguire, quindi Rust e via via tutti gli altri. Ha perso una posizione Rust alla partenza, invece i nostri due amici Alzen e Blake e Morten. Eccolo, Alzen è entrato. Mamma mia, sono dentro, qui abbiamo il vecchio. Ma si tira dietro anche forse la macchina, no, più ce l'ha fatta, ce l'ha fatta. Qui abbiamo il vecchio e il giovanotto, perché il vecchio e il giovanotto, occhio al giovanotto dietro vecchio. Però è lì, che sta rischiando di fare delle mosse UPS per come sponsor della Porsche, uno degli sponsor tra l'altro storici del team, in particolare di Holzer, l'UPS Porsche Junior Team, naturalmente quello a cui facciamo riferimento con Holzer, Marco Holzer Junior Team, tra l'altro Marco Holzer ex campione della Formula BMW, qui rivediamo la partenza. Marco Holzer potrebbe fare anche lo sciatore, guarda la partenza. Beh, se c'è Ghedina che guida, no, c'era Holzer proprio, c'era veramente, c'era Holzer, non mi intendo di dice esiste, no, il super gigante. Io conosco solo Chiediamo a Ghedo, chiediamo a conosco Ghedo. Solo Ghedina e un certo signore che francese fa Dakar, fa il chilometro lanciato. Esatto, che non staremo neanche qui a dire chi è. No, è francese. Sì, tanto lo sa. Ha vinto qualche Coppa del Mondo. Qualcuno, ma in discesa libera penso sempre. Cioè, ha vinto quasi sempre. Ha vinto anche la Dakar. Altro per non farsi mancare. Eccolo qua, Hart dentro Holzer, il replay dell'azione, direi che è bello deciso sul corvo. Si vogliono bene, diciamo. Avanzano le gomme. Questo si è capito. Quindi non è un problema salire sul cordolo e mettere sotto pressione la propria Porsche. Porsche 997, ricordiamoci di tre qua. Attenzione però. Qui è Kentenich che ha avuto qualche problema e qui dalla soggettiva di Black e Mole. Bello, perché vediamo poi le prime tutti file. Tutti zitti, voglio vedere. Silenzio, guardiamo. Voglio vedere cosa succede. Jerome, Black Molen, partenza. Dove ha optato per l'interno. Direi che ha optato per l'interno e guardate che qua è dentro proprio. Qua forse è la dinamica dell'incidente di Yannick. Qua la molla Yannick è terzo, sì, che andiamo a salutare. Andiamo a salutarlo. E qui appunto abbiamo visto la prospettiva dell'azione con le ci sono delle toccate di freno stranissime da parte di Diana. Sembra quasi che non è il caso sicuramente. Ma sai perché? Vado ad avvicinare le pastiglie, ma non è così. Sai perché? Perché c'è. Ah, lui è cieco. Ah, quindi non vedendo bene non sa il punto di staccato. Vabbè, ammonito. Ragazzi, e con questo abbiamo ammonito anche Fabrizio Corniati. Vabbè, al commento capita anche quello. Capita, anche nei migliori. Ci ho pensato un attimo, infatti. Sì, ma la dico o non la dico? Poi ho deciso, ma sì, dai, ma sì, la dico. Chi se ne frega, tanto ormai abbiamo detto di tutto. Eccolo Mamerov! Cucucu Mamerov che ha sei parti dietro di lui, qui incombe la presenza demoniaca di Jan Seifert dietro, qui Nicola Armindo e via via tutto.
tutto il gruppo. Qui devo dire che il circuito di Hochelsleben non è tra i miei preferiti, perché c'è tutto questo. No, sai cos'è? Quella chiusura all'inizio, io ricordo gare del WTCC invece commentate, e devo dire che quella curva lì notoriamente, ma anche con l'IFM e quant'altro, creano sempre più. Eccolo lì! Allora! E chi è questo signore? Sì. Bravo, bravo. Devo ma dire... non è quello il cambio con cui lui ha il record, no. Perché adesso ormai vedete che monta sequenziale. Qua ricordiamolo che le regole sono pari a quelle del Supercup! Staccata! Chi è questo signore? Staccata è sempre che lui. Ormai sì. In quadro non sono più lui. High power! Sanno... Oh! Engelhardt? Engelhardt? No, niente. Non lo so, boh. Poteva sembrare, ha fatto una fumata strana, a meno che non è andato a cercare una frenata improbabile. E qua mi segnalano che c'è stato un contatto per lui e che ha danneggiato i radiatori. Ah, probabilmente ora andrà. Il fumetto è quello, diciamo. Il rischio è quello che, eccolo, che si vada a ritirare. Attenzione, qua invece vedo un BS in bagarrata, una bella bagarra per le posizioni. Subito dietro il gruppo di testa che vede Alzen inquadrato in primo piano. In questo momento questo pilota dell'UPS è Martin Rackinger, che è molto minaccioso su Patrick Wiesmann. Vediamo che Wiesmann ha un passo leggermente Wiesmann più alto, sta invece in che ha fatto il giro più alto. Sta in difesa, che ha fatto 1:32.071 per il nostro idolo Uwe de Majesty Alzen. Io direi Der Koenig, no, è già occupato. Esatto, occupato. Der Kaiser si usa spesso, però. Ci pensiamo, adesso dobbiamo pensare. No, io stavo sottolineando invece per Uwe che... bisogna veramente pensare. Bisogna pensarci. C'è Wiesmann che ha perso un po' il contatto dai primissimi. Ma non ha probabilmente la vettura prostissima. Wiesmann, sappiamo già cosa dichiarerebbe se fossero accesi i microfoni e potesse non parlare. Non può, ma non si può dire neanche su internet. Neanche no, su internet. No, è impossibile, è incredibile. Ci arriva la scomunica direttamente. Esatto. Allora, attenzione, perché qui c'è un Rackinger clamorosamente attaccato ai tubi di scarico di Patrick Wiesmann, e qui la mossa è telefonatissima. Tra poco mi sa che Alzen dovrà difendersi, gli fa i pari, gli sfanala ormai in tutti i modi, lo chiude all'interno Patrick dentro. No, però aspetta, incrocia, era lungo, era un classico lungo, manca le gomme, mamma mia, è un classico di Hochelsleben questa staccata. E ha perso quello due che dicevamo posizioni. Prima Fabrizio. Sì, ha perso due posizioni, qui è stato furbissimo Wiesmann. No, ha fatto il a suo, fare la sua traiettoria. Vabbè, minimo lasciato... d'esperienza il pilota olandese ce l'ha. Minimo sì, ha lasciato scornare l'austriaco. Ocho Alzen, signori, quello che è passato qualche secondo fa davanti ai vostri teleschermi. Ora vediamo. Qui davanti, beh, direi il trenino è bello compatto, a parte forse, io vedo veramente adesso, a parte tutto, che siamo stupidamente di parte, ma che è un gioco brutto di parole, però è vero che Seyfarth non è bello essere Seyfarth in questo momento, anche fanno vedere subito il suo spoiler posteriore, perché dietro Alzen, lui sì, potrebbe avere dei tatuaggi, fai pari! Alzen ha una fretta del diavolo. Ha messo la freccia. Uwe ha messo, fai fari veramente per dire accelera. È inquietante. Basta, vai un po' più forte. Non ci sto più. No, ma perché sta perdendo peraltro contatto, come vedete, con la testa della corsa, che ha preso un leggero margine. Alzen qua addirittura è andato fuori dalla pista per impostare al meglio questa curva che ampiamente, diciamo, è la pista che si deve adattare ad Alzen, esatto. Rebelotto dietro, mamma mia, Rebelottone, un bombolone, Thomas Jäger, detto Meister, no questo è Alzen, è Alzen. Basistas, cosa è successo? Ma perché? Davanti ha picchiato qualcuno, non è così di serie. Insabbiato. Abbiamo fuori Uwe, forse. GT3 911 modello. Momento di silenzio e di lutto. Quella Alzenina. No, è ripartito. Bellina la gara al recupero di Uwe Alzen, come sporche, tira un po' di ghiaia nella pista, ma questo creerà la variabile impazzita ulteriore.